No, io avevo solamente una curiosità, mi riaggancio un po' a quello che abbiamo detto prima sull'ingegneria genetica, sull'aborto selettivo e a una conferenza che lei aveva fatto con un genetista. In questa conferenza questo genetista aveva parlato dell'innaturalità del parto della nostra specie, che è l'unica specie che partorisce quando l'individuo non è ancora pronto. Mi chiedevo invece nel caso degli Elohim se la donna Elohim partoriva oppure qual era il metodo che loro avevano a differenza nostra. Allora, più che di innaturalità, diciamo della peculiarità per la quale il parto nel genere umano è indubbiamente più difficoltoso che nelle altre specie animali. Perché il parto, per la durata del parto, è il frutto di una mediazione tra la necessità di far uscire il feto e il momento in cui il feto comunque non è ancora maturo, perché se dovessimo aspettare che è maturo non uscirebbe più. E quindi è una mediazione. Per quanto riguarda gli Elohim, le femmine c'erano, sono quelle che sono chiamate dee madri, sono pure nominate, tra l'altro il nome l'abbiamo messo pure nei fumetti oltre che nei libri, sono quelle nelle quali si facevano gli impianti e quindi loro poi partorivano normalmente, almeno così sembra di capire. Sono quelle che sono state usate per fare gli impianti dopo che sono avvenuti i processi di clonazione, cioè io prendo le cellule staminali, faccio ciò che ci devo fare, ci metto dentro il DNA e dopodiché le devo impiantare in un utero. E di lì è nato il discorso delle dee madri, nel senso che erano veramente dee madri. Ci sono anche i nomi. No, non le femmine ponte, loro hanno messo a erano femmine Anunnaki che hanno messo a disposizione l'utero per mettere questi impianti che poi producevano.